Madonna, 5 gol, ma sono 5-2. Vergognoso, ragazzi, vergognoso. Non è clamoroso a San Siro, non è clamoroso a San Siro, è incredibile a San Siro, è straordinariamente Sassuolo a San Siro. È perché 5-2, ragazzi, 5-2 in casa, in casa. Le ultime tre partite, 12 gol subiti e 2 segnati. Credo, giusto? 2 oggi, perché ha preso 3 dall'Inter, 4 dalla Lazio, 5 dal Sassuolo. Quindi, il titolo è Tennis, Sassuolo batte US Open, Sassuolo batte Milan 5-2. Io ho visto tutta la partita, interessato, perché al fantacalcio avevo Theo Hernandez. Io le vedo sotto dal punto di vista fantacalcio, più per anche per la gufata per la Lazio che oggi gioca la Fiorentina, che speriamo sfrutti l'occasione per andare al secondo posto, perché ha riscontri diretti a favore. 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 5-2. I gol erano in fuorigioco, anche il secondo, perché quello non è una giocata, ma è una deviazione, visto che quello sta già fuori, già in fuorigioco. Quindi l'arbitro ha arbitrato bene. Il portiere, ragazzi, il portiere del Milan è una sedia, cioè una sedia parerebbe di più. Inguardabile, cioè meglio Mirante, o meglio trovare immediatamente in questi 3 giorni di mercato un altro portiere, altrimenti così il Milan non può andare avanti. Certo, non è colpa solo del portiere. Quell'altro fenomeno di Decatetere, Decatelar, un'altra partita inguardabile, ha fatto una cosa Decatelar. Ora, contropiede Sassuolo. Lui in ritardo nel rientro, Sassuolo sbaglia il passaggio e gli arriva la palla sui piedi di Decatelar. Lui di spalle alla porta, quindi lui di spalle alla porta a 100 metri, quindi fronte area di rigore sua, anziché passare la palla al compagno, mi sembra Teo Hernandez, o il centrale di fronte, che fa? Si gira, perde palla, e Sassuolo fa un'azione pericolosa. Non segna, ma fa un'azione pericolosa. Queste sono le basi del calcio. È chiaro che qui entra in scena anche Pioli, che anziché mettere Leao, mette Decatelaere, per cercare di rilanciarlo, visto che il Milan nelle ultime prestazioni ne ha fatto male, in generale ha fatto. Ma Decatelaere non può giocare neanche in terza categoria, signori. In Belgio può giocare questo giocatore qua. Ma lascia stare che il Milan è in condizione particolare. Il Milan non è in forma, è in una situazione nera. Pioli sbaglia la formazione. Tatarusano è una sedia. Decatelaere peggio di Tatarusano. Cioè, non dobbiamo però togliere i meriti al Sassuolo, che ha fatto una grandissima partita a Milano, ha giocato a calcio, ha giocato davvero a calcio, ha messo in mezzo i giocatori del Milan, e ogni ripartenza era un possibile gol. Certo, non è che su 20 ripartenze fai 20 gol, i grandi numeri non dicono questo, però 5 gol a San Siro contro il Milan è una grandissima prestazione del Sassuolo, che è la cosa più importante. La prima cosa è la prestazione del Sassuolo a Milano. Poi Milan è l'umiliazione che il Milan ha subito in casa, perché io metto in ordine: prestazione del Sassuolo, grande prestazione del Sassuolo, Milan, bruttissima prestazione, formazione sbagliata, giocatori che non corrono proprio. Questo anche dovuto ovviamente all'atteggiamento del Sassuolo. Perché se Milan avesse dato una squadra che probabilmente che non avesse giocato a pallone, non dico cosa la poteva giocare la partita, ma quasi. Però, prendere 5 gol in casa. Ora c'è il derby la prova. A parte che c'è la Coppa Italia martedì, mercoledì. Non so se. No, il Milan è uscito. Il Milan è uscito. C'è il derby domenica, Inter Milan. Se l'Inter è quella di ieri, abbiamo detto, non ha fatto una grande partita, però comunque è riuscito a vincere a Cremonese. Uno. E il Milan è questo. Il Milan ne prende altri 5 domenica, perché è imbarazzante. Ma è proprio imbarazzante. Il Milan è imbarazzante.
una partita dal punto di vista tecnico è incommentabile. Incommentabile, anzi, no, andiamo a riprendere come faccio io sempre. Iscrivetevi al canale innanzitutto, perché se non vi iscrivete al canale fate la fine del Milan e Milan Fantacalcio che prendono 5 gol contro Tarusano che prende 0. Andiamo a vedere le statistiche di Milan Sassuolo. Allora, due reti annullate, abbiamo detto che queste due reti annullate sono comunque legittime. L'annullamento è legittimo perché uno era fuori gioco di Giroud, ormai non si sbaglia più, l'altro è l'interpretazione, ma l'interpretazione dell'arbitro era giusta perché non era una deviazione, non era una giocata ma una deviazione. 10 tiri a 9, 5 in tiri in porta del Milan e 7 del Sassuolo. Dei 7 tiri in porta del Sassuolo li ha messi in porta 5. Poi 60% di possesso palla a 40 del Milan, per il Milan. Io leggo per poi trarre delle conclusioni. 13 falle a 8, 25 rimessa laterale a 18, 2 calcio d'angolo pari a 3, le punizioni siamo lì, di passaggi ne ha fatti molti più il Milan, ma completati più o meno siamo, credo, la stessa maniera. Anzi no, 321 Milan, 200 Sassuolo, contrasti 20, 21 a 18. 121 attacchi a 70 per il Milan, 49 attacchi pericolosi a 21 per il Milan. Questo è quello che è. Questo cosa significa? Che uno, se non ha visto la partita, vede il risultato, ma comunque vede le statistiche, dice: com'è possibile che il Sassuolo abbia vinto 5-2 se il Milan nei numeri è stato leggermente superiore? Perché il possesso di palla innanzitutto è stato sterile, inconcludente, lento, prevedibile. I tiri in porta là, poi devi essere bravo a fare gol, no? 9 tiri in 7 tiri in porta il Sassuolo, 5 gol, 5 tiri in porta il Milan, 2 gol. Il Sassuolo ogni volta che arrivava in porta segnava. Complice Tatarusano che non ne prende uno. Vedi, tutto torna. Cosa abbiamo detto più? I calci d'angolo, 2 a 3, più o meno perché abbiamo detto che gli attacchi sono quelli. Attacchi pericolosi, 49 del Milan, 21 del Sassuolo. Meno attacchi, più gol, difesa in bambola, portiere più in bambola dalla difesa. Attacchi pericolosi 49 per il Milan, ma tutti gli attacchi pericolosi sono stati comunque fermati da una buona difesa del Sassuolo che comunque ha retto il gol del Giroud, un bel gol di testa in area di rigore, e l'altro Origi ha fatto un Eurogol simile a quello di Okereke di ieri. Questo significa che non sempre il predominio del campo in termini geografici o di numeri, non sempre è sinonimo di vittoria. Perché se tu tieni la palla, perché il Milan ha fatto 60% di possesso palla, 300, 120 passaggi completati in più del Sassuolo, significa che tu la palla te la giri tic-tac inutilmente, non serve a niente. È stato un Milan molto 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 sterile. Il Sassuolo ha saputo aspettare il Milan, ripartire in contropiede, perché è quel gioco del Sassuolo, quindi qua andiamo alla tecnica. Però quando arrivava in porta segnava, ripeto, vuoi le buone capacità conclusive del Sassuolo, vuoi Tatarusano che o c'è cioè non c'è uguale. Comunque, Milan Sassuolo 2-5. Umiliazione? Umiliazione. Iscrivetevi al canale, c'è Juve Monza, Lazio Fiorentina 18. Ciao a tutti.